Il 25 ottobre al liceo Tasso di Salerno è stata ospitata la sesta edizione del prestigioso premio Corbisiero, un evento letterario che celebra la creatività e la passione per la scrittura. Scrittori, studenti, insegnanti e appassionati di letteratura si sono uniti in una giornata dedicata alla cultura e alla valorizzazione della parola scritta. Il premio Corbisiero, istituito in memoria di Francesco Corbisiero, ha visto nel corso delle sue edizioni una crescita costante in termini sia di contenuti sia di visibilità e partecipazione. Inoltre, la sesta edizione del premio Corbisiero si propone di affrontare temi attuali, spingendo i partecipanti a riflettere su questioni sociali e culturali di grande rilevanza. Questa iniziativa mira non solo a premiare il talento, ma anche a stimolare una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva tra i giovani. Fra i premiati anche Elia Stelluto, fotografo di Padre Pio. Questa è la sua testimonianza. La storia di Padre Pio, io la definisco una sorgente che non si sei cavati. Ecco la mia espressione, è quella lì. E io sempre una volta ho detto a Antonio lì. Lui non è che stava una volta solo a casa. E certamente nessuno può capire che significa parlare di Padre Pio. Anche perché tante persone dicono tante chiacchiere, le cose, perché l'hanno vissuto con Padre Pio. Ecco questo è il problema. E si dice tanta stupidaggine, fesseria, anche la parte giornalista, vedete, non è contento perché la maggior cosa delle bugie, io ci ho lavorato molto per il settimanale e cosa, lavoravo anche per il settimanale, perché non lavoravo. Però quando mi arrabbiavo anche con loro per quello, dico, ma perché ti sento tante stupidaggini? Invece a voi ho dovuto seguire sempre, ascoltarne le cose. E le ho fatte capire, non con le parole, anche che le immagini che parlano di Padre Pio. Voi vedete tutte le foto, vedete in giro di Padre Pio. Tutte queste mani sono scappate, sono migliaia e migliaia di fotografie. Quelle che vedete in internet, la maggioranza è roba mia. Ecco, perché molto, anche se le fotografie vengono contraffatte anche, questo è il problema. Non sono delle originali, è logico, è così.